avvio alla fase finale della mia relazione è appunto il concetto di politico. Carl Schmitt appunto ha parlato del concetto di politico, come è arcinoto ai filosofi, ma è noto in realtà a quasi tutti. Beh, il politico implica certamente il riconoscimento, non c'è dubbio che il concetto di politico implichi il riconoscimento. E certamente la politica non è un affare di insetti, implica riconoscere l'altro come possibile altro, come possibile avversario, come possibile straniero, come possibile nemico, ovvero come percezione speculare della proiezione del sé, di sé, in una forma però a esso opposta. Se questo non fosse più possibile, ad esempio in una situazione ipotetica ma non realizzata e forse mai realizzabile, nonostante Kant ci sperasse parecchio, cioè della pace globale, della pace perpetua, oggi ricordata nella sessione pomeridiana, dice Schmitt, non ci sarebbe più politica. Già, perché in una situazione in cui non c'è più niente da riconoscere, manca la capacità di riconoscere e quindi manca quell'elemento essenziale che si dà nella politica, la cui arte è quella di governare, quindi quella di risolvere conflitti, e se non ci sono più conflitti da risolvere non c'è più politica. La metamorfosi del politico potrebbe quindi portare alla negazione del reciproco porsi delle parti, amico-nemico, avversari, differenti e quant'altro, e quindi alla negazione per dissoluzione di ogni differenza e quindi anche di ogni identità. Diventeremo probabilmente tutti insetti, ma questo è ovviamente un mondo impossibile. Grazie.